Ciao e benvenuti nella nostra scuola di ballo. Io sono Mirko, il vostro maestro, e vi seguirò in questa lezione di merengue insieme alla mia compagna nonché partner Masena. Speriamo che vi facciamo passare una bella lezione e soprattutto di farvi divertire. Saremo accompagnati dal maestro Valerio Perla con le sue musiche nell'esecuzione dei passi. Allora, per quanto riguarda il merengue, dobbiamo dire che oggi è la prima lezione. Questo è un ballo dominicano nato bensì nel 1850 con movenze sensuali dove l'uomo e la donna giocavano tra di loro. Dobbiamo ricordarvi che le basi del merengue sono quattro e le prime due basi che vi elencheremo sono la base sul posto e la base laterale. Una cosa però, una raccomandazione molto importante: divertitevi, rilassatevi e giocate. Per quanto riguarda le basi che vi presenteremo oggi del merengue, sono la base sul posto, come vi dicevo prima. In questo momento faremo la base a specchio, quindi cavaliere e dama. Il cavaliere partirà sempre col ginocchio destro piegato in questa posizione. La dama, come potete vedere, partirà sempre col ginocchio sinistro piegato. Per quanto riguarda il movimento, ricordiamo che il movimento principale è il Cuban Motion, così definito, poiché questo movimento è un movimento importante perché farà vedere come muoverò bene i fianchi. Faccio vedere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo movimento verrà usato anche in altri balli che voi conoscete, quali la salsa e la baciata. È usato anche molto in fase propedeutica, proprio per far imparare il movimento, il passo base. La base sul posto è così formata: ginocchio destro piegato per il cavaliere, mentre il sinistro per la dama. Andrò a stendere il ginocchio destro e andrò a piegare il ginocchio sinistro, quindi 1, battendo 1. Continuerò per 8 tempi, noi ve lo facciamo vedere in 8 tempi, poi potrò continuarlo fino all'infinito, quindi 2, movimento contrario, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeterò questo movimento quante volte vorrò. In questo caso noi ve lo faremo vedere sia da soli, quindi di fronte a voi, che in coppia. L'altra base che vi andremo a presentare oggi è la base laterale. Nella base laterale eseguiremo sempre il Cuban Motion, quindi l'azione dei fianchi, spostando i vari pesi. L'unica cosa, l'unica eccezione, è che ci sposteremo lateralmente. La base laterale è così composta: gamba destra piegata per il cavaliere, gamba sinistra piegata per la dama. Andremo a lato contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vi faremo vedere le altre basi che vengono eseguite da Masena. La terza base che vi presentiamo si chiama il pendulo. In questa base useremo soltanto un piede, andremo indietro e avanti, invece con l'altro batteremo la base sul posto. Per la dama il piede che useremo indietro e avanti sarà il destro, per il cavaliere sinistro. Allora faremo indietro, per il cavaliere avanti, a specchio, sul posto, avanti, sul posto, indietro, sul posto, avanti, sul posto, così avanti. Adesso noi ve la facciamo vedere e la conteremo in 2-8, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ripetendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci raccomandiamo di farvi ricordare che c'è sempre la base è il movimento che avete imparato nella base sul posto. Allora, quando andremo avanti e indietro, manterremo il movimento dei fianchi. Lo ripetiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Invece, la quarta base che vi presentiamo è la camminata avanti e indietro. In questa base la dama andrà per prima indietro e il cavaliere per primo in avanti. Faremo 4 passi in camminata. Andiamo. 1, 2, 3, 4. Al quinto passo ritorniamo indietro e faremo altri 4 passi finendo la base. 5, 6,
7, 8. Ripetiamo anche questa base all'infinito, quante volte vorrete. Adesso noi la facciamo in 2, 8, ripetendo. 1, 2, 3, 4, cambio camminata. 5, 6, 7, 8, di nuovo. 1, 2, 3, 4, ritorno. 6, 7, 8. Queste basi, dobbiamo dire, Masena, che possono essere eseguite anche in coppia. Adesso ve le faremo vedere con un conteggio, poi le faremo accompagnati dal maestro Valerio Perla e poi le eseguiremo con una musica. Allora, il cavaliere prende il braccio sinistro con il braccio destro della dama. Ci avviciniamo, la mano destra, la mano sinistra della dama rimane sulla spalla destra del cavaliere, invece il braccio destro del cavaliere sotto la scapola sinistra della dama, se vogliamo ottenere la posizione semichiusa. Facciamola vedere anche da un'altra angolazione. Questa è la posizione semichiusa. Così se invece vogliamo stringere un po' di più la posizione, magari avendo un po' di più confidenza, visto che noi ce l'abbiamo, vi possiamo vedere la posizione chiusa, cioè vado a abbracciare il cavaliere. Allora, la posizione, rimaniamo attaccati. Invece la posizione dei piedi, vedete che non rimaniamo uno di fronte all'altro, uno contro l'altro, ma la posizione rimane sfalsata, cioè il fianco destro del cavaliere attaccato al fianco destro della dama. Ok, adesso vi faremo vedere le varie basi col nostro conteggio. Eseguiremo queste basi in 2-8. La ogni prima base abbiamo detto che era la base sul posto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre difficile, ma non lo è. Adesso vi faremo vedere la seconda base, sempre contata con 2-8. La base laterale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto aggiungiamo il nostro pendolo, sempre in 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 e la nostra camminata indietro e avanti, sempre in 2-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso eseguiremo queste basi accompagnati dal maestro. Maestro, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, adesso prima di eseguire questa piccola coreografia con la musica, vi ricordiamo che avete sempre la possibilità di tornare indietro e vedere i passi che non vi sono tanto chiari. Musica. Ciao e bentornati da Mirko e Masena alla seconda e ultima lezione di merengue. Oggi vi mostreremo quelle che sono le figure basilari
per andare a ballare in qualsiasi sala da ballo. Quindi non scoraggiatevi, se avete dei problemi tornate indietro, rivedete quello che dovete fare, seguiteci, non scoraggiatevi, non abbattetevi e divertiamoci insieme. Per quanto riguarda le figure che vi mostreremo sono quattro. La prima base che vi mostriamo è il giro naturale a destra. Prima ve lo faccio vedere io da sola, poi per farvi vedere meglio lo svolgimento del giro lo facciamo insieme in coppia. Allora, la dama partirà col destro, il cavaliere partirà col sinistro. Un passo alla volta gireremo verso destra, vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, facendo un giro completo a destra, sia per la dama che per il cavaliere. È meglio se lo facciamo vedere in coppia, così vi rendete meglio conto e lo provate anche voi. Una cosa importante notare, come la posizione chiusa sia sempre quella che avete visto nella base chiusa comunque o la base laterale, quindi la posizione dell'uomo e del cavaliere e della dama non cambierà mai. È meglio in questo giro che rimaniamo più vicini, così gireremo meglio, perché a distanza magari possiamo anche pestarci i piedi. Allora stringete la vostra dama e cominciamo a girare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faremo un giro completo. Lo ripetiamo un'altra volta, lo faremo in 2, 8. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, ripeto, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ora vi presentiamo la seconda base. La seconda base è un'apertura, si chiama apertura para atrás. Para atrás vuol dire indietro. Allora la dama con la gamba destra, il cavaliere con la gamba sinistra, per il primo passo apriremo indietro, verso destra la dama, verso sinistra il cavaliere, di un quarto di giro faremo uno sul posto, due e al tre ritorniamo uno fronte all'altro. 3, la stessa cosa faremo dall'altra parte, indietro sinistro per la dama, indietro destro per il cavaliere, sul posto e di nuovo ritorniamo di fronte. Ripeto, indietro sul posto a lato, di nuovo indietro sul posto a lato. Anche questa base la conteremo in 2-8. All'1 apriremo il braccio destro, 1, 2, al 3 ritorniamo di fronte, apriremo dall'altra parte sganciando il sinistro per la dama, il destro per il cavaliere. 4, 5 sul posto, 6, 7, 8 ripetendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finiremo la base. Se è troppo veloce ve la rifacciamo vedere contando lentamente. Quindi partiamo sempre da una posizione semi chiusa in questo caso e andremo a eseguire la figura. In 2-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Importante anche in questa figura, come in qualsiasi altra base, cercare di muovere i fianchi come abbiamo spiegato all'inizio. Esattamente. L'altra figura che andremo a proporvi, vi ricordo che sono figure semplici che potrete provare qualsiasi volta e che vi aiuteranno per le prime volte a farle comunque in sala, sarà il cambio di posto. Sembrerà difficile, ma se ci seguirete vedrete che non avrete problemi. Per quanto riguarda il cambio di posto, la dama partirà indietro col suo destro, il cavaliere indietro col sinistro. E vedrete che si eseguirà così. Partiamo in doppia presa, parallela. Ok, il cavaliere andrà indietro col suo sinistro, la dama indietro col destro. Quindi, 1, 2, 3. All'azione 3, il cavaliere alzerà il suo braccio sinistro portando il braccio destro della dama sopra la propria testa. Il braccio destro del cavaliere scivolerà sulla vita della dama, ritornando di nuovo poi in posizione parallela. Ripetiamo questo pezzettino, così ve lo facciamo vedere di seguito. 1, 2, 3.
Al 4, e di seguito alle altre, l'altro conteggio, il cavaliere continuerà a fare la base andando indietro col suo destro e la dama idem, al contrario. Quindi 4, ritorniamo in posizione parallela, marco il 5 col piede sinistro per il cavaliere, destro per la dama. 5, 6, al conteggio numero 6 il cavaliere porterà la sua mano destra sopra la propria testa, quindi il sinistro della dama sarà sopra la testa del cavaliere. Una cosa importante, notare come la mano della dama scivoli a questo punto al contrario sulla vita del cavaliere. Contiamo 6, 7, 8. Questa è la prima variazione, ve la facciamo di nuovo rivedere. Quindi abbiamo detto presa parallela. Ve la facciamo vedere in 2, 8, senza fermarsi. Ok. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa era la prima variazione. Una cosa importante, una volta che eseguirò questa figura dovrò sempre cercare la mia dama, perché lei è il mio punto di riferimento. Quindi basta provare, basta cercarsi con gli sguardi. Come ho detto nel DVD precedente, il merengue è un ballo sensuale, quindi lei sarà il mio punto di riferimento. Ripetiamo la figura proponendovi la prima variazione col maestro Valerio Perla. Maestro, 5, 6, 7, 8. Ok, a questo punto vi faremo vedere la seconda variazione. Dopo che avete eseguito questa prima variazione, quindi con le mani parallele, ricordiamo solo che il passo della figura non cambia, faremo sempre gli stessi passi, cambierà solo la posizione delle braccia. Esattamente, Masena. Quindi da questa posizione vi facciamo rivedere la prima variazione, dopodiché vi facciamo vedere la seconda variazione spiegandovi il cambio della mano. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All'8 ci sarà il cambio della presa. Toccherà girare al cavaliere. Il cavaliere non passerà sotto il braccio come abbiamo fatto nella presa precedente, ma lascerà il braccio sinistro e il braccio destro, scusate, e il sinistro della dama lo lascerà, fa passare il suo sinistro sulla vita e invece la dama passerà con la presa singola, con il braccio che ci è rimasto sotto, come nell'altra figura. Allora, continuiamo il giro, vi facciamo soltanto vedere che cambia la presa. Presa del cavaliere è bassa, invece per la dama è sempre alta. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ve la facciamo vedere legata all'altra presa. In 2, 8 in doppia presa, in 2, 8 in presa singola. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia presa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorneremo sul posto. Adesso il maestro ci accompagnerà nell'esecuzione di questa figura con la seconda variazione. Maestro, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vi faremo vedere tutte le figure che abbiamo eseguito in questa seconda lezione di merengue con il conteggio.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeteremo le stesse basi due volte per. Quindi la seconda figura che abbiamo eseguito, l'apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terza figura, cambi di posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto metteremo la seconda variazione e la ripeteremo due volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiudiamo la figura. A questo punto verremo accompagnati dal maestro e vi faremo vedere naturalmente tutte queste figure che abbiamo messo in questo secondo fascicolo. Maestro, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto, prima di continuare e di farvi vedere in coppia con l'aiuto del maestro e poi in seguito della musica, vi ricordiamo che vi aspetteremo per il secondo fascicolo di un altro ballo molto importante, che è la baciata. Quindi seguiteci, imparate con noi, divertitevi e non scoraggiatevi soprattutto, perché avete la possibilità di vedere comunque ogni volta le varie figure che abbiamo eseguito e le varie basi. A questo punto amalgameremo tutte le figure, quindi le basi che abbiamo imparato nel primo fascicolo, con quelle del secondo fascicolo. Prima col nostro conteggio, poi con l'aiuto del maestro ed infine con la musica. 5, 6, 7, 8. Base sul posto. 2, 3, 4, 5, 6, base. 7, 8. 2, 3, 4. Base laterale. 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il pendolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ancora e 1, 2, 3, 4, 5, 6, camminate avanti e indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, giro, 3, 4, 5, 6, 7 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio di posto, doppia presa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio presa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ci uniamo, 5, 6, 7, 8. Maestro? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso eseguiremo queste basi, queste amalgamazioni della prima lezione con la seconda lezione con la musica.
Ciao e bentornati da Mirko e Masena. Continueremo in questo DVD, con la prima lezione di bachata. La bachata è un ballo anch'esso nato a Santo Domingo. I suoi movimenti sono molto sensuali, quindi c'è il contatto tra uomo e donna. Per questo non veniva molto ben accolto dal ceto borghese dell'epoca. Oggi la bachata è un ballo molto conosciuto e molto ballato in discoteca. Insieme a noi vi faremo vedere in questo primo DVD le varie basi del bachata. Allora, la prima base che vi facciamo vedere è la base sul posto. Se vi ricordate, nel merengue la prima base che avete imparato era la base sul posto. Allora noi, per semplificare le cose, vi diamo un aiuto, che i primi tre passi, i primi tre movimenti saranno quelli del merengue. Allora io farò da dama, partendo con la gamba destra e il cavaliere con la gamba sinistra, i primi tre passi del merengue che ci aiutano. 1, 2, 3, con lo stesso movimento del bacino, col piegamento delle ginocchia e movimento dei fianchi. Al quarto tempo cambieremo il peso del corpo e useremo doppio movimento dei fianchi. E 4. Io lo conto E per farvi aiutare, che c'è il doppio movimento dei fianchi. Allora, ripetendo da capo, faremo i primi tre passi sul posto. 1, 2, 3, cambio di peso e il movimento del fianco. 4. La stessa cosa farò dall'altra parte con l'altro piede, col sinistro la dama, col destro il cavaliere. 5, 6, 7, cambio peso col doppio movimento del bacino e 8. E di nuovo ve lo rifaccio vedere, i primi tre sul posto, 2, 3, doppio movimento del fianco, 4, 5, 6, 7, doppio movimento dell'anca, 8, ancora, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Anche questa base la facciamo in 2-8. Allora faremo 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, ripetendo 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. La seconda base che vi vogliamo far vedere è la base laterale. Sempre ricordandovi che il movimento delle anche, il piegamento delle ginocchia non cambia, è sempre lo stesso. In questa base ci sposteremo lateralmente. Faremo apertura a lato, chiusura e riapertura. Faremo un passo a lato, chiusura e un passo a lato. La dama con la destra e il cavaliere con la sinistra, faremo passo a lato, chiusura 2, riapro al 3, stesso discorso della base di prima. Al quarto tempo porto il peso del corpo sulla gamba destra per il cavaliere sulla sinistra e doppio movimento dell'anca. E 4, 5, 6, 7, doppio 8. Ancora 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. È molto importante questo doppio movimento delle anche, perché spesso ballando la bachata senza fare il doppio movimento, cosa succede? 1, 2, 3, possiamo sbagliare fin dall'inizio e poi avremo l'errore per tutte le basi. 4, questo è sbagliato. Ripetendo, 1, 2, 3, un cambio di peso, doppio movimento. E 4, 5, 6, 7 e 8. Bene, per quanto riguarda la terza base della bachata e la quarta base, avremo sia la camminata avanti e indietro, sia la base con gli accenti, che adesso andremo a illustrare. Per quanto riguarda la camminata avanti e indietro, partiremo sempre con, parlo per il cavaliere in questo caso, col ginocchio destro piegato e la gamba sinistra tesa, mentre per la dama il contrario, quindi ginocchio sinistro piegato, gamba destra tesa. E andremo a fare questo movimento, andremo avanti contando 1, 2, 3, in questa posizione, quindi col ginocchio sinistro piegato mentre col ginocchio teso, accentuerò i fianchi come prima Masena vi aveva detto nelle altre basi, quindi E 4, butterò fuori il mio fianco destro e ritornerò indietro eseguendo lo stesso movimento. 5, 6,
7, eseguirò il movimento dei fianchi, e 8. Invece per la dama sarà la stessa camminata, ma prima indietro, poi avanti. Esatto. 1, 2, 3 e 4, doppio ritorno, in avanti, 6, 7, doppio movimento, ancora. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Può sembrare più difficile questa base, però se voi prima provate quella sul posto, poi laterale, la base avanti e indietro vi viene sicuramente più facile. L'ultima base che oggi vi andremo a proporre sarà la base con gli accenti, che verrà eseguita sia di fronte ad uno specchio, quindi voi da casa potete benissimo provarla, oppure eseguirla anche in coppia. Questa base praticamente, in questa base eseguirò lo stesso movimento che Masena vi accennava prima, che io vi avevo accennato nel DVD del merengue, quindi il Cuban Motion, il movimento dei fianchi, molto importante ricordarselo, voi avete la possibilità di rivederlo questo, in quanto eseguirò questo tipo di base, sempre col ginocchio destro piegato per il cavaliere, sinistro teso, andrò a lato contando 1 e 2, quindi accentuerò subito il movimento del mio fianco. Faccio rivedere, ritorno in posizione, piego il ginocchio destro, tendo il sinistro, andrò a lato col sinistro accentuando subito il movimento dei fianchi, quindi 1 e 2, 3 e 4 dall'altra parte. Continuerò a farlo sia a sinistra che a destra, quindi 1 e 2, 3 e 4, ancora 1 e 2, 3 e 4. La dama eseguirà lo stesso passo col ginocchio inverso rispetto al cavaliere. 1 e 2 doppio, cambio peso, doppio movimento, cambio peso, doppio movimento. Quando cambio il peso, la gamba sinistra, o poi viceversa la destra, rimane piegata. Quando porto il peso, la gamba si raddrizza e esce il fianco. E 1, la farò 1 e 2, piego, fianco, fianco, piego, fianco, fianco, piego. Dovete provare questo esercizio lentamente e poi contando. Proviamo adesso ora ad eseguire tutte le basi con il conteggio finora fatte sia da me che da Masena, poi le proveremo con Valerio ed infine con la musica. Prima lo proviamo piano piano in coppia, così vi facciamo vedere. La posizione, chi ha seguito il merengue, chi non l'ha ancora seguito, deve rivedere la posizione, è sempre la stessa. Il braccio sinistro della dama, visto che è un ballo a contatto, possibilmente dobbiamo stare vicini. Il cavaliere rimane con il braccio destro abbracciato alla dama, la dama col sinistro abbracciata al cavaliere. È un movimento e quindi un ballo molto romantico e sensuale. Troverete poi nelle varie sale da ballo chi ballerà la baciata staccata. Noi la balliamo vicini, uniti, perché comunque c'è un certo tipo di confidenza. Perché ci piace di più. Esatto. Quindi eseguiremo le quattro basi che sono... Facciamo notare anche il cambio di presa. Non è più quello della mano come nel merengue, ma il cavaliere rimane sopra e la dama sotto, tenendosi soltanto con le dita. I gomiti vicini... E possiamo procedere. Procediamo pure. Allora, base sul posto, abbiamo detto. Quindi, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ancora, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Come avete notato, la nostra posizione delle gambe è come nel merengue, non stiamo uno di fronte all'altro, perché in questo caso piegando le ginocchia andiamo a scontrarci, ma la nostra posizione è sempre sfalsata per non dare fastidio una all'altro. Allora ripetiamo questa certo. base e andiamo avanti, ripetere la base laterale, poi avanti indietro e l'accento. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. La base laterale, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, ancora 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, avanti e indietro, 1,
2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 l'accento, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e ancora, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. A questo punto rivedremo queste stesse basi accompagnati dal maestro Valerio Perla. Maestro, 5, 6, 7, 8. 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Laterale, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, avanti indietro. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, accendi. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con la musica. Proviamo con la musica. Bentornati alla seconda e ultima lezione di baciata. In questa seconda parte vi spiegheremo quelle che sono le figure. Quindi vi spiegheremo il giro in coppia, il giro del cavaliere, il giro della dama e infine la chiusura. E facendo sempre riferimento alla prima base della baciata che avete imparato, era la base sul posto. Con questa base sul posto facciamo il giro a destra. Ve lo facciamo vedere in coppia. Sempre in otto tempi faremo 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 1. In una base faremo un giro intero. Ve lo rifacciamo vedere lentamente. 1, 2, 3 e fianco, 5, 6, 7 e 8. Dalla presa chiusa passiamo alla presa parallela aperta. In mezza base, sempre sfruttando la base sul posto, ci allontaniamo contando mezza base. 1, 2, 3 e 4. Al 5, 6, 7, 8 cavaliere effettuerà il giro a destra. Esattamente, quindi sarà 5, 6, 7, 8. Ve lo faccio rivedere piano perché in questo movimento, in questa base, il cavaliere ha eseguito un cambio mano e ha portato la sua mano, quindi anche quella della dama, intorno al suo collo. Una volta staccati, 5, 6, 7, 8, il cavaliere compierà il giro a destra, porterà la mano della dama attorno al suo collo e alla fine del giro cambierà la posizione della mano, quindi la presa della mano. 5, 6, 7 e 8. A questo punto chiuderemo. Il cavaliere invita a prendere la mano sinistra della dama con il suo sinistro. Questa presa si chiama presa incrociata destra, perché il destro rimane sopra. 1, 2 di schiena, 3 di fronte e 4. Al 5, 6, 7, 8 ci sarà il cambio di presa. La destra di tutti e due rimane sotto, lavorerà soltanto il braccio sinistro di tutte e due. Io col braccio sinistro cavaliere inviterò la dama a girare verso sinistra. Quindi 5, 6, 7, al 8 chiuderemo la posizione portando il braccio sinistro dietro il collo del cavaliere, così ritorniamo alla nostra posizione basilare. Di partenza, giusto. Ricordiamo solo che una volta che ho portato il braccio della dama intorno al mio collo, eseguirò sempre E8, il movimento tipico della baciata. Facciamo vedere solo l'ultima base? Sì. 1, 2, 3 e 4, cambio presa, 5, 6, 7 e la chiudiamo.
A questo punto facciamo vedere tutte e quattro le basi. Esattamente. Prima col conteggio, poi con l'aiuto del maestro e in seguito con la musica. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Cambio mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto vi faremo vedere tutte le figure con il maestro Valerio Perla. Ritorniamo in posizione. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay. Questo punto lo facciamo con la musica. Esattamente. Musica. Ora, prima di farvi vedere la coreografia della prima lezione con la seconda lezione, desideriamo intanto ringraziare il maestro Valerio Perla per averci accompagnato con la sua musica nella nostra lezione sia di bachata che di merengue e tutti voi che ci avete seguito finora. Ricordiamo intanto di non scoraggiarvi, di continuare di allenarvi tanto, di ballare, di provare tantissimo, perché tutte le figure che avete imparato le potete provare. Se non vi viene qualcosa, andate indietro e rivedete il DVD, come dice Masena. Ora vi faremo vedere tutte le basi che abbiamo fatto. Quattro basi, la prima parte e la seconda parte. Sia col conteggio, con Valerio e con la musica per finire. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro in coppia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ora lo facciamo con l'aiuto del maestro. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avanti, indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ora riproveremo tutte le quattro basi della prima lezione e della seconda lezione con la musica. Musica.